So che da business planner aspettavate questo video con ansia, oggi parliamo del tempo di rientro del fotovoltaico. Ciao a tutti e bentornati su andreapiccinelli.net. Come la mia frase d'apertura, ci sono cose che non cambieranno mai. Una di queste è la voglia delle aziende di avere delle tempistiche, soprattutto quando si parla di investimenti. Maledetta zanzara. Ecco perché oggi parliamo del payback time dell'impianto fotovoltaico. Allarme spoiler, le tempistiche praticamente sono sempre le stesse. Non si sa se sia nato prima il fotovoltaico, l'incentivo o il business plan, ma il fotovoltaico in Italia ha sempre lo stesso tempo medio di rientro dell'investimento, tra gli 8 e i 10 anni. Parlo di impianti con autoconsumo, ovviamente, quelli fatti per coprire i consumi aziendali. Per impianti in cessione totale forse farò una rubrica a parte, ma vedremo. Comunque, se volete una simulazione minuziosa con tutte quelle robe che piacciono tanto a chi si occupa del budget, tipo tasso di interesse, flussi cumulati, eccetera, c'è un solo posto dove dovete cercare, cioè sul sito dell'ingegnere Alessandro Caffarelli, che con il suo file simulare ormai alla 20ª edizione ci ha sempre accompagnato dall'epoca degli incentivi ad oggi. Grazie ingegnere, sono un suo fan. Ma lasciamo i contabili a perdersi tra le caselle del simulare e facciamo quello che si prefigge sempre questo canale, cioè semplifichiamo. Per darvi una riprova di quello che ho detto, facciamo due esempi, un 30 kW e un 100 kW. Con l'aiuto del software che si chiama Solergo andiamo a vedere questa simulazione di payback e scopriamo che la prima simulazione del 30 kW con un costo medio di 1.400 € a kW, ovviamente questi prezzi li ho presi da un'azienda che vende impianti fotovoltaici, quindi sono in linea col mercato attuale. Consideriamo un consumo annuo di 40.000 kWh, che è leggermente più alto della producibilità dell'impianto, e vediamo che il tempo di ritorno dell'investimento è di 9 anni. Seconda simulazione, 100 kW, 1.250 € a kW circa di costo. In questo caso il cliente aveva 230.000 kWh di consumo annuo, un consumo esagerato ovviamente. Non c'era lo spazio per fare abbastanza da coprire il totale del consumo, quindi vediamo che succede se facciamo un impianto che copre anche solo in parte il nostro fabbisogno. Succede che il tempo di ritorno dell'investimento casualmente è di 9 anni, anche qua. Adesso questo è un caso, però vedete che più o meno torna sempre quel periodo di 8-10 anni, che è lì da quando c'era l'incentivo, il conto energia, e probabilmente ce lo porteremo finché si monteranno impianti fotovoltaici in Italia. Detto questo, sta a voi valutare questa informazione, però per favore, ve lo chiedo a sostenitore delle scelte consapevoli, valutate questo tempo di rientro con cognizione di causa. Perché ve lo chiedo? Perché mi è capitato alcune volte di incontrare aziende così ottuse, non mi viene altro aggettivo, da dire no, assolutamente no, noi facciamo investimenti con rientro da 3 a 4 anni o niente. Ma santo Warren Buffett, che discorso è? Il fotovoltaico ha un'aspettativa di vita di almeno 25 anni e mi viene a dire che 10 sono troppi. Beh, allora mettiamo un po' in crisi anche questa realtà e vi svelo un segreto. Le simulazioni che ho fatto tengono conto dei prezzi dell'energia 2021. Se mettiamo il primo trimestre 2022, il tempo di rientro arriva a 5 e 6 anni. Diciamo che la prima simulazione è con una visione più ottimistica dei costi dell'energia, mentre la seconda ipotesi prevede un andamento del costo a kilowattora ancora alto come nei mesi passati. Comunque, a voi la calcolatrice, a questo punto non ho una calcolatrice a disposizione, vabbè, fa lo stesso, l'importante è che ce l'abbiate voi. Io spero di esservi stato utile e che il video vi sia piaciuto e naturalmente vi do appuntamento al prossimo video. Un saluto da andreapiccinelli.net. Il video di oggi finisce qui, fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate e se il video vi è piaciuto ricordatevi di lasciarmi un like e di condividerlo con i vostri amici. Se non siete ancora iscritti al canale e volete farlo, potete cliccare sul tasto iscriviti e sulla campanella per restare aggiornati sull'uscita di nuovi video. Vi ricordo che oltre ad iscrivervi potete sostenere il canale abbonandovi con uno dei pacchetti che ho studiato per voi, in particolare vi segnalo il nuovo abbonamento produttore consapevole che vi dà, oltre a vantaggi social su YouTube, anche la possibilità di
usufruire del servizio di monitoraggio mensile che ho creato grazie alla collaborazione con SunReport. Per contattarmi trovate in descrizione il modulo di contatto per informazioni, consulenze, domande generiche, eccetera, il modulo per l'iscrizione archivi e installatori di qualità e il modulo per l'iscrizione ai corsi sulle pratiche di connessione per impianti fotovoltaici sia in iter semplificato che in iter ordinario, che sono già attivi. Sempre in descrizione trovate tutti i miei recapiti, i canali social, Facebook, LinkedIn, Instagram, il mio sito, il link a Patreon se volete sostenere il canale e infine qualche curiosità sul canale, come per esempio tutta l'attrezzatura che utilizzo per realizzare questi video. Io come al solito vi ringrazio per aver guardato questo video fino alla fine e vi do appuntamento al prossimo viaggio nel mondo del fotovoltaico.